siamo a Castellammare di Stabia con il professore Vincenzo Caputo per parlare di Annibale Lucerro. Infatti ha curato l'edizione del libro Le Cinque Rose di Jennifer. Immaginiamo di avere a che fare con un pubblico che ignora completamente chi sia Annibale Lucerro. Cosa potremmo dire per proporre un personaggio così importante per chi lo conosce? Sì, sì, è un'ipotetica storia della nostra letteratura teatrale. Sicuramente Annibale Lucerro rappresenta una svolta importante negli anni Ottanta, in anni febbrili, la sua produzione si riverbera in un numero di anni definito per quello che poi è il tragico finale, no? In quel numero di anni, in maniera febbrile appunto, Lucerro scrive, è impegnato nel mondo del teatro, è regista di sue opere e anche di opere altrui, e bisogna tornare alla sua produzione per comprendere quello che è accaduto nella storia della letteratura teatrale di area napoletana, che significa poi dire di area meridionale, significa anche di dire drammaturgia nazionale. Qual è stata effettivamente l'innovazione rucelliana? Cercando di sintetizzarla. Sì. Credo che la grande intuizione di Lucerro è quella di creare un teatro che ammicchi alle nuove forme di comunicazione, ma sostanzialmente ammicchi a queste forme per creare un'alternativa, per creare un teatro che abbia una cifra profondamente riconoscibile e che quindi, pur coinvolgendo nelle forme del thriller, nelle forme del giallo, il suo pubblico è altro, è qualcosa di diverso. Le Cinque Rose di Jennifer effettivamente è il momento di vera frattura, 1980, come diceva precedentemente. Jennifer, questo transessuale, è una figura molto particolare, perché poi tutta la trama si svolge all'interno di un'abitazione, quindi c'è questo atteggiamento anche particolare che Lucerro aveva per l'interno, l'esterno. Sì. Può delucidarci meglio su questo aspetto? Sì, che sì, io... sì. Intanto è la prima grande prova di Lucerro, e noi ci troviamo in un monolocale, in quello che viene definito nel testo, in uno dei due copioni a noi giunti, come il quartiere dei travestiti, no? Ci troviamo subito in una dimensione, come definirla, asfittica, straniante, in cui questo quartiere e questo monolocale assomigliano molto quasi a un ghetto, a una relegazione esterna, altra. E questo monolocale diviene quasi una camera della tortura, bisogna tornare a se stessi, guardare a se stessi per comprendere quali sono i modi e le difficoltà di questa città. Quali sono altre opere di Lucerro che si sentirebbe di consigliare? No, sicuramente Ferdinando. Ferdinando è unanimemente riconosciuto come il capolavoro di Annibale Lucerro. Leggere Ferdinando, anche qui, i piani di lettura sono diversi, no? È un'opera teatrale di impronta storica, siamo negli anni dell'Unità d'Italia, anche lì c'è una costruzione che interessa lo spettatore lettore, ma c'è anche altro, i livelli sono diversi. Io sicuramente consiglio la lettura di Ferdinando. Si può dire, come ultima domanda, che Lucerro è stato anche un po' un sociologo, tra l'altro era anche antropologo e anche uno psicanalista, perché, come diceva lei precedentemente, i personaggi sono sicuramente dei personaggi complessi, infatti il Jennifer è uno di questi personaggi, forse il più complesso in assoluto nella sua produzione. Si potrebbe quindi definire anche un po' psicanalista, sociologo, oltre che drammaturgo, attore tra l'altro? Sicuramente sì, la scrittura teatrale prevede uno sguardo attento, indagatore della realtà e della società circostante, comprendere i modi di parlare, i modi di comportarsi delle persone che ci stanno attorno e quali sono attraverso questi modi ciò che è dentro, cioè alle persone che circondano. Quindi antropologo è l'appellativo giusto, ma certamente anche sociologo. Avevo detto l'ultima domanda, ma mi è venuta un'altra e quindi vorrei approfittare della sua disponibilità. Cosa pensa del fatto che un autore interpreti la sua scrittura? Ci sono
approcci diversi a questo tipo di possibilità. Lei che cosa ne pensa? Ruccello è uno di quelli, appunto, molti sostengono che Jennifer interpretata da Ruccello sia inimitabile. Lei cosa ne pensa di tutto questo? Vabbè, qui entriamo, diciamo, su considerazioni, come dire, tutto personali. Sì, sì, ci interessa la sua. Il teatro è il tradimento. Bisogna contaminare, dare volti nuovi a personaggi antichi, proprio per mettere in mostra la modernità di questi personaggi. E quindi noi abbiamo nelle nostre menti sedimentate gli atteggiamenti, gli sguardi del Ferdinando di Ruccello, ed è bello anche confrontarli con sguardi e volti nuovi, secondo me. Grazie, quindi siamo molto curiosi di sentire Grazie a voi. Quello che verrà detto stasera. Grazie a voi.